Ciao a tutti, oggi nuovo video in collaborazione con Pandal Selected e oggi faremo un semplice ciondolo con la bottoniera, che è questo, il codice è questo. Poi avremo bisogno di una lastra di alluminio e il codice è questo. Poi io mi servirò di questo cubo in acciaio con i vari solchi per fare l'effetto rialzo, in così, vedete? Però premetto che io con questi imbuttitoi, ecco, io faccio uso anche per fare gli anellini, avvolgo il filo di ferro, di rame e quant'altro e mi faccio gli anellini o li uso anche come supporto per fare anelli, perché questo essendo in acciaio non si rompe, però potete usare qualsiasi cosa se dovete fare una cerchia. Ora abbiamo bisogno anche di un pennarello, come detto dobbiamo andare a disegnare la nostra vase, che io userò questa ed è un cutter che ho fatto io con la stampante 3D. Abbiamo bisogno di un paio di pinze, io ho questa che per fare il buco dove puoi attaccare la collana, diciamo sì, la catena, e io userò questa patina qua, poi vi faccio vedere cosa intendo. Io faccio uso anche di un blocco di gomma da mettere sopra questo in modo che quando batto non fa rumore. Bene, le forbici per tagliare. Per prima cosa andiamo a farci il nostro disegno. Voi potete fare qualsiasi forma, qualsiasi grandezza. Ecco qua che ho fatto. Vabbè. Ora vado a tagliare. Ora prendiamo sempre il nostro martello in gomma per appiattire dove abbiamo tagliato. Ricordate di limare tutto attorno in modo che non taglia. Mi raccomando. Ok. Dopo andremo a darci anche un po' di carta vetrata di quella fine. Ora togliamo la nostra pellicola. Ok, ora diamo la texture a tutto il pezzo, quindi ci armiamo di pazienza, prendiamo quello che vogliamo fare, sì. Quindi faremo con questo che è la misura 5 e andremo a fare la nostra texture. Non importa da quale parte, però dovete farli tutti dalla stessa parte, eh?
mi raccomando, incominciamo in questo modo. Prendiamo il martello e diamo una leggera, dico leggera perché questo può tagliare, vedete? E continuiamo così per tutto. Potete farli alla stessa larghezza, potete metterli casuali, come volete. Questo può servire anche a fare, diciamo, il solco per fare un'incastonatura. E facciamo così. Adesso li facciamo casuali, eh? Bastano due botte. Vi ricordo, se non avete questo, potete farlo anche con questo, ma viene meno, e vedete che differenza, viene meno evidente, ma si può fare benissimo, eh? Bene, ora io farò così per tutta la base e ci vediamo dopo. Io ho deciso di farlo per metà perché voglio fare la piegatura come l'altra volta che vi ho fatto vedere. Allora, siccome dopo andremo a dare la patina da questo verso, quindi la piegatura la farò io di qua, in questo modo. Vado a piegare. Così. Ok, vedete? Ho piegato. Ora apro, come ho fatto vedere nell'altro video. E andiamo a sistemare, ad appiattire. Visto che qui me ne mancano altri, facciamo, riempiamo questa parte, quindi andiamo sempre da quest'altra parte, mi raccomando, devono essere fatti tutti dallo stesso verso, eh? Mettiamo uno anche qua. Ok, vedete? Ora cosa facciamo? Andiamo a dare, adesso mettiamo, facciamo, lo appiattiamo come abbiamo fatto prima, in questo modo. Ora andiamo a dare la patina solo da questa parte qua, dove abbiamo fatto la nostra texture. Ah, mi sono dimenticata di dire, avete bisogno anche di una spugnetta abrasiva. Io lo voglio fare
questo verde qua. Vado a mettere un po' di colore sopra, in questo modo, con un pennello lo vado a stendere. Ok, benissimo. Ora lasciamo ad asciugare, come ho detto, e poi ci vediamo per dare l'effetto desiderato. Ok, ora voglio dare una curvatura a questo, quindi io faccio uso di questo, è un blocco di legno con un incavo. E inizio a dare un po', vedete, un po' di curvatura al mio pezzo. Poi dopo sta tutto nella nostra fantasia. Ora andiamo a prendere questo e andiamo a togliere la patina nel rilievo, in questo modo, vedete? Vedete come viene? Vedete? Ora andiamo a sistemare un altro po' il nostro la nostra lamina. Questo viene bombato e questo viene liscio. Volendo qui possiamo fare un'altra texture, oppure possiamo anche scrivere qualcosa. Questo sarà il nostro ciondolo. Ora andrò a fare un buco in mezzo. Siccome io faccio uso di questo, di questa pinza, e vi faccio vedere, il buco viene un po' più piccolo, quindi ne faccio diversi uno attaccato all'altro, perché gli voglio mettere un cordoncino. Dopo andrò a limare il buco con una lima tonda. Ed ecco pronto il nostro ciondolo. Potete abbellirlo anche con altre cose, mettere una perlina qua o a fare dei buchi e mettere anche altre cose, però diciamo che a me piace così. Vedete, qui è venuto quello che abbiamo fatto prima con la nostra bottoniera. Vedete la nostra patina? Bene, io spero di essere stata chiara. Questo è un video molto semplice, ci fa benissimo. E niente, se volete essere sempre aggiornati, mettete pollice in su e attivate la campanellina.
iscrivetevi al mio canale e andate a vedere il sito della Pandal. Con questo è tutto, io vi saluto al prossimo video, ciao!